Un filosofo ha detto: se non hai le ultime sneakers uscite in commercio, puoi davvero dire di avere delle scarpe? Tutti sappiamo che la risposta corretta è no. Le prossime star hanno una malattia e l'unica cura sono altre scarpe. Prima diamo un'occhiata alle collezioni migliori. Questo vi colpirà. Non so neanche quando potrei indossare delle scarpe gialle. Sono Dallas Austin. Benvenuti nella mia casa esclusiva. Entrate. Ora vi mostrerò le mie amate sneaker. Ecco uno speciale paio di scarpe creato appositamente per me. La mia stanza preferita. Qui dentro ci sono soltanto scarpe di lusso. Io ne vado matto. Ne ho di rosa, di nere e rosa e in pelle di coccodrillo realizzate in Italia. Fantastiche. Trovo che abbiano un certo stile, non trovate? Ammiratemi pure. E di qua c'è la mia fonte di orgoglio e ossessione. Le mie scarpe. Ammetto di avere una vera e propria fissazione. Insomma, chi compra scarpe scintillanti argentate? Caspita, che scioglilingua! Scarpe scintillanti, scarpe scintillanti, scarpe scintillanti. Ho un paio rosa fluo. Queste sono uniche. Sneaker col volto di Barack Obama, dipinto a mano su un modello dell'82. Non le indosserò mai. Le custodirò in una teca di vetro. Vediamo la cabina armadio. Tutti sanno che io amo le scarpe da tennis. Queste sono forse la metà di quelle che ho. Per me, il vincitore è lui. Credetemi, la sua fissa per le scarpe è impareggiabile. Ciao a tutti, sono Joey Crack, alias Joey Soprano. Benvenuti, amici di MTV. Seguitemi. Vedete questo stivale con il tacco in finto strass? Ecco gli ultimi arrivati. Questo è stupendo, rivestito in argento. Questo è in vera pelle di canguro. Così sosteneva il venditore. Cosa? Vado pazzo per le sneaker. Mi chiamano il re delle scarpe. Questo è un modello esclusivo, non ce l'ha nessuno. Queste sono pazzesche, anche le gialle. Queste rappresentano i boricuas. Sono davvero una bomba. Spostati. Anche queste spaccano. Ui! Queste sono di Wallace, il giocatore più folle dell'NBA. Ma ora si fa sul serio. Queste scarpe da basket non sono mai state indossate. Ma che fa? Anche questo è un modello piuttosto raro, sapete? È impossibile da trovare. L'ho comprato online per $5,000.